Chipotle. Scuole Pecialini, sono Momento di dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo nuovo episodio della Regrowth. Sì. Di Craft of Clans, ragazzi, siamo sul server. E non so per quale miracolo siamo riusciti ad entrare, perché in teoria il server... Perché annuisci col sedere? Sembra che stia annuendo col sedere. Comunque, non siamo... Cioè, il server dice che è in manutenzione, noi a culo. Abbiamo schiacciato, abbiamo fatto join server nonostante ci diceva che entri sul server e siamo entrati, quindi boh. Che cosa facciamo in questo episodio? Ovviamente siamo con Sprike. Ragazzi, state vedendo anche un town hall leggermente diverso, ma vi spiegheremo tutto nel prossimo episodio, non in questo. In questo episodio che facciamo, Sprike? Dingelo un po', dingelo. Andiamo a vedere il... Le gocce. Esatto, le gocce. No, bugia. Di che tier siamo arrivati? A che tier siamo arrivati? Ah no, all'acqua, Tia. Infatti, Tea. A parte che sono scritti diversi. Uno è Tear e questo è Tier. Cioè, non c'è proprio un cazzo. Non capisci niente. Capisci. Va bene, allora vi facciamo vedere in pratica i primi tre tier di farming. Noi siamo arrivati al 3. E nei prossimi video vi... Oh. Ehi, non fare il deficiente. No, ragazzi, dovete sapere che sto deficiente beota, mi aveva buggato l'isola, comunque. Ed ecco perché il town non è a livello 2. Comunque. Non potevamo più uscire. Ma questo buco l'hai fatto tu? Nel caso, usciamo da sto buco. Sì, con cosa? Col jetpack. Vabbè, sì. Allora vi facciamo vedere in pratica i primi livelli di farming e nei prossimi video vi mostreremo il tier 4, ragazzi, lo stiamo per raggiungere. Allora, se voi cliccate col destro sulla Nether Star e andate go to resource, non esiste, non funziona, prendi culo. E dovete fare questa procedura qui, easy warp to resource. Ecco qua. A me è andato. È vero? Vai a cacare, vabbè. Insomma, arriviamo in questa zona. E come potete notare, oltre alla mob arena che non funziona, lì c'è il tier 1, che sarà l'unico tier che è disponibile all'inizio, ragazzi. Ma prima del tier 1 ci sono due zone molto importanti. Una dove potrete farmare cibo e soprattutto pelli per le vostre prime armature? Per le vostre prime armature di cacca e merda. Le farmate qua. Mentre lì, ragazzi, si farma la legna, l'avete già visto. Nel tier 1, che cosa si trova come minerali, principalmente? Allora, si trova... La cobblestone. A cobblestone, che quella ce n'è proprio tanta. Poi si trova... Stone. A glowstone, a stone. Poi si trova ercoal. Si trovano... A redstone. Un po' di oro. Un po' di oro, se sei fortunato, anzi uno me lo piglio, visto che sto. Il ferro manco a pagarlo. E niente, ragazzi, questo è il tier dei pezzenti, praticamente. Cioè, scusate, probabilmente qualcuno di voi ha ancora questo tier, però è il tier dei pezzenti, ve lo dico. Quindi non, diciamo che... Guarda un po'. Che stai a fa? Hai fatto anche torce. Bravo, fatti tutto. togli la roba ai pezzenti. Comunque, una volta che avrete fatto 20.005, 20.008, vabbè, fate 21.000 e tagliamo la testa al toro. Sì, proprio come abbiamo fatto noi, certo. No, magari ve lo spiegheremo un giorno come abbiamo fatto noi, di certo non lì dentro. Comunque, andate qui da questo imbecille, cliccate col destro e vi chiederà: volete confermare l'acquisto del tier 2? Voi fate sì, perché vi sarete rotti le palle. E quindi vi toglierà 20.000 gemme e voi entrate nel tier 2. Per entrare nel tier 2 come si fa? O cliccate qui col destro. Perché non mi fa... Ah, ok. Oppure esiste il warp. Warp tier 2. Che vi porta qui. Quindi come preferite. Nel tier 2 diciamo che i pezzenti... Aspetta, qui c'è l'acqua ghiacciata. Che non si può fare niente. Qua è ci stanno i blocchi invisibili. Allora, il tier 2 pratica è il bioma della neve. Voi direte: mo cavolo, mi ho fatto 20.000 per venire nel tier 2 e cioè c'ho una risorsa bonus. Guardate qui che cosa si può scavare di fighissimo. Guardate un po'. Guardate un po'. Bensì, blocchi di neve! Vai! Sì! Sono felicissimo! È una merda, ragazzi, non viene venduta niente. È inutile, non si può prendere manco il ghiaccio perché non abbiamo il silk touch. È inutile questo tier. Però, se andate nella zona miniere,
potrete notare una cosa figa. Che qui si scava. si scava il ferro qua, sì. Si trova un po' più di... un po' più di oro. E si trova il ferro. E si trova anche la neve qua là. No ragazzi, mi fa troppo ridere questa cosa. Come abbiamo fatto noi ancora, abbiamo scavato e siamo andati nel tier 3. Esatto. Per il tier 3 servono circa 65-66 mila. Comunque, sì, quindi ce ne sono due. C'è una troia. È un troio. Ok. Una troia e un zoccolo. E devo dire ragazzi che diciamo che dal tier 1 al tier 2 non è che c'è molta differenza. Cioè è veramente merda quello che si fa ancora nel tier 2 purtroppo. E per arrivare a 66.000 vi dovrete praticamente vendere l'anima oppure essere sculati come Sprite che ha trovato 26.000 di gemme in un raid. Boh, non so come si faccia. Cioè c'ha il town hall a livello 1, poi vi spiegheremo i raid in un altro video. Però voglio dire, è sculato quest'uomo. Cliccate anche su questo, scegliete voi. Comunque Sprite, hai notato che lui è dietro lei? Beh, è normale. Vabbè, cioè. Che stai a fare? Che stai facendo? Togliti da lì! Queste cose non si fanno qui in pubblico. Eh? Eh? Boh. Allora, dopodiché, quando pagherete per entrare nel tier 3, avrete siete spacciati perché tutto dello. Ma capito, la sto cancellando. Ah. È vero, tu sei. Ti devi togliere l'elmetto, però se no non riesci a. Io devo fare la screen. Ragazzi, mi metto questa come screen, è troppo bella. Mettiti vicino. Fatta, bellissima. Ok, andate nel tier 3, pagate a sta scema i 66.000 ed entrate con lo stesso sistema. Se vi scocciate, no, meno male. Se vi scocciate ogni volta a venire fino qui, anche qui esiste il warp. Questa è stata una scoperta di siete spacciati che ha fatto le sue prove così. Cioè mentre bugga il mio town hall fa anche le scoperte buone. Sempre buone. Allora nel tier 3 che cosa potremo trovare? Una farm magnifica ragazzi. Una farm di là. Addirittura potreste trovare la cobblestone. Sì, pure una farm di là. È buona. Che non serve a niente. Sì. Ok, però anche quella non si vende a niente. Qui dietro ragazzi, oltre ad andare verso il tier 4, trovate anche una farm di legno. E diciamo che vi può essere utile perché magari al tier 1 ci sono troppi pezzenti e... Ma soprattutto qua trovate alberi diversi, okay, quindi le dissipano. Sì, infatti. No, la cosa bella è che ci sono alberi un po' diversi, quindi può essere utile per quello, ma niente di più. Dopodiché, entriamo effettivamente nel tier 3 a vedere che cosa si trova. Ragazzi, io vi posso garantire che oltre alla cobblestone, giustamente, c'è una doppia sorpresa. Oltre ai minerali, che si trovano qui in blocco, allora noi troviamo come blocchi nuovi i lapislazzuli. I lapislazzuli in blocco. L'oro, ne troviamo molto, ma molto, ma molto di più. L'oro in blocco, i blocchi di carbone. E poi ovviamente molto più ferro. Sì, il diamante magari. Ma c'è anche da dire che qui dietro c'è una seconda miniera. Quindi se voi volete scavare un po' più indisturbati, insomma è più easy. Sono sceso e senza fare niente mi sono ritrovato un blocco di ferro. Ecco, avete visto? Guarda quanto oro. Guarda quanto oro. E vi svelo un trucchetto che uso per farmare. In pratica, vicino alla glowstone, che ce n'è tanta qui, ragazzi, si trovano sempre, o quasi sempre, insomma, dei blocchi, cioè, è ovvio che non la stone, vedete? Qua abbiamo trovato un blocco di carbone, che non ce ne facciamo un cavolo perché viene venduta pochissimo, e, mentre qui c'è un blocco di lapislazzuli, perché guardate quanta glowstone c'è. Quasi sempre dietro la glowstone c'è un blocco. Ecco qui c'è il blocco di carbone. Guardate quanto ferro stiamo facendo. Lapislazzuli. Cioè qui vi posso garantire che si farma, beh, abbastanza bene. Che dici Sprite? Sì, il server sta pure laggando un casino. Comunque noi vi diciamo che in due abbiamo farmato in due ore, tre ore. Lagga a morte. E addirittura ho rotto 70 volte un blocco. Sì, siamo arrivati a questo livello. E noi in pratica in un paio d'ore abbiamo farmato in due circa 200k di roba. Circa. Cioè 200k di gemme. Ragazzi, mi sto esternando che mi fa distruggere 150 volte il blocco. E mo mi incazzo. E che dirvi?
Io chiuderei qua il video, Sprite. Siamo arrivati a ben 10 minuti. Che dirvi, ragazzi? No, blocco di oro! Vedete i blocchi di oro qua, i big money. Un blocco di oro vale 300, ragazzi. 315 per l'esattezza. C'è Sprite che mi scava sotto i piedi, io me lo ammazzo. Se non la finisce. Ok, noi andiamo a farmare per il tier 4, ragazzi. Ci prepariamo per i prossimi video, magari in raid o qualcos'altro. E lui mi cancella. Ecco, va bene. Ok, detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.